Sylvester Enzio Stallone, Soprannominato Sly, Ian Adder, Senegiter, Regista e Produttore Cinematografico Statunitense, Principalmente Conosciuto per l'interpretazione dei tre celebri personaggi Rocky Balboa, John Rambo e Barney Ross, protagonisti di tre popolari saghe cinematografiche iniziate con la pellicola Rocky, Rambo e I Mercenari, The Expendables. Stallone ha legato la sua fama all'interpretazione di personaggi che riescono a prendersi la rivincita su una società spesso chiusa e corrotta, superando avversità e ingiustizie grazie alla propria forza di volontà e fisica. Nel 2015 riprende il ruolo del pugile Rocky Balboa nel film Creed, nato per combattere, per il quale vinse il Golden Globe per il miglior attore non protagonista e viene candidato ai premi Oscar 2016 nella categoria di miglior attore non protagonista. Il suo nome presente tra la celebrità della nota Hollywood Walk of Fame di Los Angeles dal 14 giugno 1984. Stallone nas presso un istituto di carita di Hell's Kitchen, un quartiere di Manhattan, il 6 luglio del 1946 da Frank Stallone, un barbiere statunitense, figlio degli immigrati italiani Silvestro Stallone Pulcieri e Nicastri, originari di Gioia del Colle immigrati negli USA nel 1930, e da Jacqueline Labofish, un astrologo statunitense figlio di un ebrio ucraino originario di Odessa, John Paul Labofish e di una cattolica francese originaria di Brest, Jean Victoria and Adrian Cleric. Il 30 luglio del 1950 nasce il secondo genito Frank Jr., futuro cantante e musicista con qualche incursione nel mondo del cinema. Durante il parto la recessione del nervo facciale dovuta all'uso del forcep, glicoso una leve paresi del lato sinistro del volto. Durante l'adolescenza Stallone soffre anche di rachitismo, cosa che glicoso molti problemi fisici. Nel 1951 la famiglia Stallone si trasferisce nel Maryland e in seguito I genitori si separano, la madre, con problemi di alcolismo, si nuova di casa e I bambini rimangono a vivere col padre, un uomo molto severo negli insegnamenti. All'età di 15 anni si trasferisce a Philadelphia con la madre, il secondo marito di lei, la sorellastra Tony Annie il fratello Frank, con cui frequenta la Abraham Lincoln High School, ma a differenza del fratello non vince diploma. Oltre a praticare il football e la scherma, inizia ad allenarsi nello palestra Barbella gestita dalla madre. Frequenta poi la Devereux Manor High School e dopo il diploma, adi in una borsa di studio per meriti sportivi all'American College in Svizzera. Nel college Svizzero inizia a recitare negli spettacoli teatrali, dove spicca nel ruolo di Biff nella Paramore di un commesso via Guider. Lo sport lo aiuta a superare i problemi fisici avuti nell'infanzia e la borsa di studio gli dà la possibilità di iscriversi alla University of Miami in Florida dove segue la facoltà di arte drammatica e recita anche in alcuni spettacoli studenteschi. Per frequentare l'università si mantiene con numerosi piccoli lavori, tra cui il parrucchiere, l'inserviente al Central Park Zoo di New York e il biglietto di un cinema. Nel 1969 decide di abbandonare il suo corso di studio e di tornare nella sua città natale, New York, dove intraprendere la carriera cinematografica. Nel 1999 gli viene conferita la laurea in recitazione dall'Università di Miami per la sua notevole carriera. Il 16 febbraio 2007 Stallone, in Australia per promuovere Rocky Balboa, viene fermato dai funzionari doganali all'aeroporto di Sydney. Latter viene trovato in possesso di grandi quantità di anabolizzanti, 4 file di testosterone e 48 di somatotropina, noto anche col nome GH, Cio Orman della Crescita. I rappresentanti della Legia Australiana non esitano ad indagare sull'attore statunitense.
incriminato con l'accusa di importazione illegale di sostanze proibite, finisato processo dove Stallone riconosce la sua colpevolezza per uso di sostanze dopanti, sostenendo ci sono composti da lui utilizzati durante la sua oltre trentennale carriera di aderenza per il loro poter curativo contro alcune malattie della vecchiaia. Nel December 2016 viene annunciato che Donald Trump, neo presidente eletto degli Stati Uniti d'America, starebbe pensando a Stallone per la presidenza del National Endowment for the Arts, l'agenzia federale che offre supporto ai fondi ai più promettenti progetti artistici, dal cinema alla letteratura. In un comunicato ufficiale Stallone declina per l'offerta e prova a consigliare al neo presidente un altro possibile impiego, a lui evidentemente più congeniale, dichiarando. Dopo aver intrapreso la carriera di attore, il 28 December 1974 sposa l'attrice Sasha Chack, sua collega ai tempi del baronet, dove Stallone vendeva i biglietti del teatro e Sasha svolgeva altri ruoli. Da questo matrimonio la coppia ha due figli, Sage Stallone, che sarebbe diventato attore e regista, e il secondogenito Sergio Seth, nato con una forma di autismo, che compare in Rocky II nella parte del figlio appena nato di Rocky. Stallone divorzia dalla Chack il 14 febbraio 1985. Durante il matrimonio con la Chack, nel 1980, Stallone ha una relazione con l'attrice cantante Susan Anton. Nel giugno 1985 conosce la modella e attrice Denise Bridget Nielsen, in quel periodo a New York per promuovere il filmato con Arnold Schwarzenegger. Dopo un breve fidanzamento, il 15 December del 1985 Stallone e la Nielsen si sposano nell'abitazione del produttore Erwin Winkler, ma dopo molti scandali arriva il divorzio, il 13 luglio 1987. In seguito, dopo alcuni flirt con la modella Naomi Campbell, Janice Dickinson, Tamara Beckwith, Mary Hart e Andrea Weiser, l'attrice Angie Everhart, Jamie Jersey Joyce Ingalls, Stallone si risposa il 17 maggio 1997 con Jennifer Flavin, conosciuta Annie Prima sul set di Rocky V. Da questo matrimonio nascono tre figli, Sophie Rose, Sistine Rose e Scarlett Rose. Il 26 agosto 2012 muore la sorella Lastra Tony Ann Felitti, aveva 48 anni e da tempo era affetta da un cancro ai polmoni. Alla fine degli anni 2000, Stallone ha ricoperto di tatuaggi la spalla una parte di petto e braccia, per nascondere la cicatrice accumulate girando film d'azione. Questi tatuaggi sono apparsi per la prima volta nel film I Mercenari, The Expendables. Il 13 luglio 2012 è stato trovato morto suo figlio Sage Stallone. Aveva 36 anni ed era noto per aver recitato con il padre in Rocky V in Daylight, Trappola nel Tunnel. Il 15 luglio Sylvester Stallone contatta il sito TMZ.com e lascia la prima dichiarazione diretta, senza portavoce. Il 30 agosto 2012 i risultati dell'autopsia svolta sul corpo di Sage, svelano che il giovane morto per arresto cardiaco naturale, completamente assenti tracce di droga o farmaci cum si era ipotizzato subito dopo la morte. Nel novembre successivo, latter torna a parlare della tragedia che l'ha colpito in una rivista inglese. Tornato a New York nel 1969, dopo l'esperienza universitaria a Miami, Stallone inizia a partecipare a piccole produzioni off-Broadway. Scrive vari sceneggiatori e copioni sotto nomi fittizi, come Q Moonblood. Adian la sua prima apparizione cinematografica con il film porno soft porno proibito, per il quale venne pagato con un compenso di $200. Interpretando un giovane leader studentesco che si unisce ad un gruppo di terroristi che organizza un attentato, nel 1970 Adian il suo primo ruolo da protagonista in una pellicola cinematografica, recitando nel film Fuga senza scampo.
Nell 1971 in Nella Pellicola Unisquillo per la Spetta Clute, di Alan Pacula e l'anno dopo participa ad un provino per recitare nel film di Francis Ford Coppola, Il Padrino, ma non vi in scritturato. Nello stesso anno ven prima diretto in una piccola parte da Woody Allen nel film Il Dittore dello Stato Libero di Bananas, in seguito ad un ruolo minore in una partitra erotica off-Broadway di Gnome Score. Dopo 5 anni di permanenza in New York, nel 1974 si trasferisce a Los Angeles. Nello stesso anno e uno dei protagonisti nel film Happy Days, La Banda dei Fiori di Pesco, dove recita insieme a Henry Winkler, Perry King e Susan Blakely. Nonostante il film non abbia niente a ci vedere con la serie TV Happy Days, Henry Winkler ha raccontato di aver costruito l'indimenticabile personaggio di Fonzie, interpretato da lui stesso nella famosa serie televisiva, proprio ispirandosi alla caratterizzazione fatta da Stallone nel film del 1974. Nel 1975 participa ad altre produzioni, recita come comparsa in Prigioniero della Seconda Strada nel ruolo di un borsigliatore Ian Marlowe, Il Poliziotto Privato di Dick Richards. Adi in un ruolo più di rilievo nella pellicola Quello Sporca Ultima Not, dove interpreta Frank Nitti, la guardia del corpo del gangster Al Capone. Richard Fleischer lo inserisce nel cast di Mandingo, ma poi la scena dove Apper Stallone viene eliminata. Interpreta anche il ruolo del detective Rick Daly in un episodio della serie Kojak. Dopo un provino per il film Guerra Stellare di George Lucas, dove avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Han Solo, participa come co-protagonista alla pellicola anno 2000, La Corsa della Morte al fianco di David Carradine. Il 1976 e l'anno di svolta della sua carriera, con la cita di Rocky diventa nel giro di pochi mesi uno dei gladiatori più celebri al mondo, creando e interpretando un'icona del cinema. Nel 1978 rifiuta la parte del protagonista nel film Tornando a Casa, interpretato poi da John Voight e premiato con l'Oscar. Accetta di interpretare il ruolo di un giovane attivista del sindacato dei camionisti, ci si trova successivamente costretto ad allearsi con la mafia, FIST, in coppia con Rod Steiger, con il quale si ritroverà nello specialista. Nello stesso anno latter decide di proporsi anche come regista, debutta dietro la macchina da presa con Taverna Paradiso, recitando anche una parte, la pellicola tratta la storia di tre fratelli ci vivono tra la povertà di una New York degli anni 40. La trama e un adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto dallo stesso Stallone. Sempre nel 1978 passa dietro la macchina da presa del primo seguito dedicato al pugile italo-americano Rocky Balboa, Rocky II. Girato sempre a Filadelfia con un basso budget, Stallone ripropone il cast del primo film. Il film ottiene buone critiche tanto da eguagliare quasi la pellicola originale. Uscito nelle sale americane nel 1979, la pellicola ottenne un incasso globale di poco più di 200 milioni di dollari e ricevette un premio come miglior film agli American Movie Awards. Nel 1980 ottiene il premio per il miglior film ai People's Choice Awards. Nel 1980 veste i panni del detective Dick Da Silva nel poliziesco metropolitano I Falchi della Notte, diretto da Bruce Malmuth. Successivamente viene diretto da John Huston nel film Fuga per la Vittoria in un altro ruolo sportivo e di azione. Nel film Stallone è il portiere della squadra di calcio dei prigionieri alleati. Sylvester Stallone viene allenato dal portiere Gordon Banks per la preparazione di questo ruolo. Durante le riprese del film, l'attore si ruppe un dito per parare un potente tiro di Pelé e si slogò una spalla per girare le scene delle parate senza controfigura. Dopo le riprese di questo film, Stallone diviene fan del calcio e tifoso dell'Everton, squadra inglese. Nel 1982 torna sul ring con Rocky III e quindi interpreta John Rambo nel film Rambo, che dà all'attore statunitense la possibilità di staccarsi momentaneamente dalla figura del pugile italo-americano.
nel 1983, reduce dal successo dei due film precedenti, dirige Staying Alive, sequel de La febbre del sabato sera, con John Travolta nei panni di Tony Manero. Stallone è regista, sceneggiatore e produttore. Nel 1984 debutta nella commedia interpretando un eccentrico tassista nel film Niccolò Scatenato, accanto alla cantante e attrice Dolly Parton, per la regia di Bob Clark. Il 1985 è l'anno di Rocky IV, ambientato durante gli anni della Guerra Fredda, ha come soggetto la rivalità tra Rocky, il pugile italo-americano che rappresenta gli USA, e Ivan Drago, il pugile russo che rappresenta l'Unione Sovietica. Il film viene girato durante gli anni dell'escalation statunitense di pressioni militari e finanziarie contro l'Unione Sovietica, nazione che l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan definì con l'espressione «impero del male». Il film detiene il record per quanto riguarda il maggior incasso nella storia del cinema per un film sportivo. Questo quarto capitolo della saga pugilistica ha incassato più di 300 milioni di dollari in tutto il mondo? Nella stessa stagione uscì il primo sequel dedicato al reduce John Rambo, Rambo 2, La vendetta di George Van Cosmatos. Girato in pieno periodo reaganiano, il film si colloca in una fase in cui l'industria del cinema statunitense si imbatte in dibattiti socio-psicopolitici, accuse di fascismo e interpretazioni storiche, secondo cui, come scrive Jean-Michel Valentin nel suo libro Hollywood, il Pentagono e Washington, il personaggio di Stallone può servire per rilanciare la sinergia tra l'apparato di sicurezza nazionale e Hollywood, riconciliati nell'offensiva contro la minaccia comune dell'impero del male sovietico. Nel 1986, dopo aver rifiutato di lavorare in due produzioni come Beverly Hills Cop e di Hard Recita in Cobra, dove è il cupo agente di polizia Marion Cobretti. Nel 1987 è il camionista Lincoln Knox in Over the Top, diretto dal regista israeliano Menahem Golan, mentre nell'anno successivo esce Rambo III, a differenza del secondo Rambo, il terzo viene accolto con minore entusiasmo e il film stesso fu duramente criticato. Nel 1989 Stallone ci riprova con il genere poliziesco, recitando nella pellicola Tango and Cash in coppia con Kurt Russell. Ormai standardizzato in ruoli d'azione, Stallone è di nuovo un italo-americano, Frank Leone, nel film carcerario sorvegliato speciale. Il 1990 è l'anno di Rocky V, con il ritorno alla regia di John G. Avildsen, dopo le tre precedenti pellicole dirette da Stallone. Per la prima volta dall'inizio della serie, il protagonista non sale sul ring, ma decide di allenare un giovane di belle speranze. Stufo dei ruoli eccessivamente d'azione, legati troppo ai suoi storici personaggi, decide di darsi alla commedia. Nel 1991 John Landis lo dirige in Oscar, un fidanzato per due figlie, assieme a Ornella Muti. Poi è la volta, l'anno seguente, della pellicola Fermati, o Mamma Spara, di Roger Spottiswoode. Nel 1992, nonostante la sua carriera subisca ormai più bassi che alti, l'Accademia des Arts et Techniques du Cinéma gli rende omaggio assegnandogli il premio César onorario. Accortosi di non avere lo stesso successo del Sylvester Stallone Action Man, decide di tornare al suo genere. Nel 1993 esce il film avventuroso Cliffhanger, l'ultima sfida, dove è un operatore di soccorso, costretto suo malgrado a fare da guida ad alcuni criminali di fama internazionale. Il film, diretto da Reni Arlin e co-sceneggiato da Stallone, riceve tre nomination agli Oscar come miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali, con un buon successo commerciale, incassando 255 milioni di dollari, considerando i 65 spesi per produrlo. Nella stessa stagione recita nel futuristico Demolition Man di Marco Brambilla e quindi è nello specialista di Luis Llosa, oltre al suo genere ormai consolidato,
Per la prima volta nella sua carriera Stallone partecipa a scene hot. In una scena di questo film, mostra le sue conoscenze di Tai Chi, una tra le più famose arti marziali cinesi. Nel 1995 viene diretto da Richard Donner nel thriller Assassinas, con Antonio Banderas e Julianne Moore. Nel film il suo personaggio è un killer professionista, Robert Ratt, ormai maturo e forse pentito o comunque stanco del suo mestiere. In seguito interpreta il giudice Dredd nel fumettistico Dredd, La legge sono io, di Danny Cano, mentre l'anno successivo nel claustrofobico e catastrofico Da Elite, Trappola nel tunnel, diretto da Rob Cohen. Sentendosi ancora una volta troppo legato ai suoi personaggi stereotipati, che negli ultimi tempi non riescono più a dargli quelle soddisfazioni artistiche che l'attore cerca, decide di tornare alle origini. Nel 1997 è protagonista nel poliziesco Copland, pellicola diretta dal regista James Mangold. Stallone, per esigenze di copione, ingrassa di circa 18 kg grazie alla dieta di ciambelle giganti fatte nella creperie locale. Stallone interpreta la parte di Freddy Eflina, sceriffo di un distretto di New York. Il suo è un personaggio debole e bistrattato da tutti. L'interpretazione trattenuta evolutamente sotto le righe di Stallone è apprezzata dalla critica e rimane come una tra le più intense della sua ormai lunga carriera. Dopo l'esperienza avuta con Copland, accettato positivamente dalla critica, il nuovo millennio segna il ritorno di Stallone ai cosiddetti blockbuster. Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.